Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di zecche. Un argomento bello importante e molto spesso sottovalutato dai proprietari. Parleremo soprattutto delle zecche che si attaccano nei nostri cani, soprattutto nei gatti è meno frequente la zecca perché il gatto riesce probabilmente a togliersela, mentre nei cani crea grandissimi problemi. È sottovalutato perché molto spesso trovo molto superficiale persone che utilizzano dei prodotti naturali per le zecche, quando la zecca, il prodotto naturale, non gliene frega niente. Raramente con un prodotto naturale riusciamo a eliminare la zecca, riusciamo ad ucciderla soprattutto, ma riusciamo anche ad evitare che si attacchi. La zecca odia le permetrine. Ma la maggior parte dei prodotti naturali alla zecca fa poco e niente, purtroppo. Sarebbe bello spruzzare un po' di olio di neem e non avere il problema delle zecche. Rarissimamente fanno qualcosa. Quindi purtroppo la zecca è un problema importante che, ripeto, viene sottovalutato perché sottovalutate le malattie che possono trasmettere le zecche. Le zecche possono trasmettere una serie di patologie sia al vostro cane ma anche a voi, che chiaramente creano delle gravi problematiche che, ripeto, sottovalutiamo. L'erlicchiosi, la malattia di Lyme, la encefalite, le meningiti, proprio con una serie di patologie che chiaramente non sono da sottovalutare. Ripeto, sia nel nostro cane possono trasmettere l'anaplasma, possono trasmettere la febbre delle montagne rocciose, varie ricchezie, quindi sono dei vettori che trasmettono veramente una serie di patologie gravi che possono chiaramente dare dei grossi problemi ai vostri cani e anche a voi, ripeto, perché possono trasmettere l'encefalite. Quindi è molto importante che proteggete i vostri cani e proteggete voi stessi quando andate in montagna. Molto spesso si ricorda per chi va nei boschi, nei campi, in montagna, di indossare delle calzature chiare per poter verificare se ci sono delle zecche che stanno salendo, piuttosto di avere delle calzature, per esempio, scure, perché la zecca, essendo marrone, non si nota ovviamente su un pantalone o su delle calze scure. Invece, indossare dei calzari, quindi delle calze, degli indumenti chiari ci permette di individuare la zecca. La zecca di solito come si comporta? Si mette lì sul filetto d'erba e appena passi si attacca. E generalmente dove si attacca nel cane si attacca tendenzialmente in zona delle orecchie e tendenzialmente si attacca in tutto il corpo fondamentalmente. Una volta che si attacca può creare un granuloma e cominciare chiaramente a succhiare il sangue. La zecca è un problema molto grave nel cane se non viene gestita perché può disseminare tutto il cane di zecche. Io ho visto cani morire di zecca perché i proprietari arrivavano con i cani pieni di zecche, completamente pieni, con cani che non avevano praticamente un goccio di sangue. Quindi ovviamente queste sono situazioni che vanno condannate. Un cane va, ripeto, protetto con antiparassitari corretti per evitare chiaramente questo problema. Ma basta una zecca per far sì che il proprio cane, se è sfortunato, gli venga trasmessa una malattia trasmessa da una zecca. Quindi le malattie più frequenti nei cani sono l'erlicchiosi e la malattia di Lyme e l'anaplasma. Fondamentalmente ho visto tutte e tre fondamentalmente, e nell'uomo invece sono frequenti la malattia di Lyme e l'encefalite, la TBE. La TBE più le zecche del nord e la malattia di Lyme più le zecche del sud, si è visto da uno studio, però generalmente quando voi venite punti da una zecca, mi raccomando, fate tutti i controlli col vostro medico di base, molto importante. E quindi
come si uccidono le zecche in realtà, se il nostro cane è ben protetto con antiparassitari corretti, le zecche fondamentalmente sono un problema da poco conto, perché se la zecca anche si attacca viene uccisa poi dal prodotto. È chiaro che bisogna cercare di evitare certe zone, soprattutto le zone dove i pastori vanno a pascolare con le loro pecore, tendenzialmente vengono contaminate da tante zecche, quindi evitare, soprattutto nelle zone di campagna e di città, tra virgolette, di paese, quelle zone dove ci sono appena state le pecore, dove le pecore vanno a pascolare, perché molto spesso poi se voi entrate col vostro cane esce che è pieno di zecche, e anche se ha tutti gli antiparassitari del mondo, ovviamente se andate in zone molto contaminate qualche zecca si attacca. Questa è la prima cosa. La seconda cosa da fare, nel caso in cui abbiate un antiparassitario ma andate in zone molto contaminate e trovate tante zecche, il mio è sconsigliabile rimuoverle, a meno che sono veramente tante, allora è consigliabile rimuoverle. Si può fare dei bagni antiparassitari in quei casi. Bagno antiparassitario non viene fatto come protezione, ma come terapia. Cioè, un cane pieno di zecche, fai il bagno antiparassitario e poi ovviamente dai un prodotto invece che protegge poi per i giorni successivi. Perché il bagno antiparassitario funziona in quel momento lì, non ha dei residui tendenzialmente. Esistono poi delle compresse per uccidere le zecche, però come unico antiparassitario in un video spiegai che le compresse non mi piacciono perché non hanno la repellenza, e quindi uso sempre la compressa in associazione all'antiparassitario nel caso in cui l'antiparassitario che dà repellenza non è stato sufficientemente protettivo quando il proprietario è andato col cane in un campo con tante zecche. Allora, se il proprietario rientra e il cane ha tante zecche, allora oltre al prodotto che ha già, magari lì si può dare una compressa che va ad aiutare ad uccidere le zecche. È molto importante capire questo, perché ripeto, è un problema che secondo me i proprietari sottovalutano. Cioè, la zecca viene vista un po' come l'insettino che si è attaccato, lo stacco, ma state attenti proprio perché trasmettono veramente tantissime malattie anche a noi e sono molto pericolose. Cioè, secondo me la zecca è uno degli insetti nel campo veterinario in cui vedo meno attenzione o meno paura, mentre invece la zecca deve fare paura, nel senso che può trasmettere chiaramente una serie di problematiche, quindi non sottovalutate. Io, per esempio, ho anche situazioni molto particolari in cui magari ci sono dei proprietari di cani che vivono magari vicino a delle zone dove le pecore vanno a pascolare, e per mesi poi hanno questo problema delle zecche che fanno fatica a entrare in casa perché gli si attaccano. E anche lì, quando avete queste problematiche, dovete contattare le ASL, perché sono le ASL che devono poi andare dal pastore in questo caso e dire di fare dei trattamenti antiparassitari perché sono pericolose. Io ho avuto una cliente che doveva entrare dall'altra parte della casa perché davanti era piena di zecche, perché a 10 metri c'era il campo in cui pascolavano le pecore. Quindi non sottovalutate questo problema, perché è un problema di salute pubblica, umana e veterinaria molto importante. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.